Yes you are, yes you are, yes you are the only one. Cause there's something special about you. I can feel all the feelings strong. Cause you are the one I belong to. E uno, e due. E one, e two, e one, two, three. Buonasera, benvenuti a inizio una nuova puntata di Stress di Notte. Benvenuto Mario Zito. Mamma mia, come siamo veloci questa sera, super rapidi. Senti Mario, mi devi dire come le fa le foto Enzo Pellegrino? Devi usare proprio quel termine che hai usato prima. Ma devo capire, scusate, ce l'ho solo io il microfono. Ah, è lì un altro. Sono nel panico, ragazzi, questa sera. Ho detto ad Enzo Pellegrino, adesso che sei diventato veramente un imprenditore, devi investire il tuo denaro con un altro microfono. Mi sembra, insomma, una buona richiesta, no? Voi che ne pensate, ospiti? Vuoi un nuovo microfono, di Enzo? Sì, non è, ma chi l'ho fatta la domanda? Vabbè, allora. Un po' arcaico, Enzo Pellegrino. È un po' arcaico, sì. Ancora questo logo antico. Questo logo antico, nonostante lo so giallucchino ci abbia fatto un logo fantastico, lui è ancora il logo antico, è un po' arcaico, però va bene. Poi vorrebbe fare il fotografo ma con scarso risultato. Anzi, vogliamo approfittare per ringraziare Gianluca per averci fatto la Palumbo & Partners, esatto. Advertising, che ha curato il nuovo marchio. Non vedete questo perché è quello vecchio. No, non lo guardate, non lo guardate, lo vedrete in basso a destra nel programma. Non bisogna solo capire. Che ha dato una forte immagine alla... ovviamente ha rinnovato proprio l'immagine della puntata, di tutto, del marchio Stress di Notte. Vorrei capire perché Germano qui alla mia sinistra fa annuisce. Come no, no. Non mi piace Mario perché sembra Porcaro, signor Porcaro, che cosa? Un nome e un programma, Manuela, non so perché lo sottolini più volte, però questa cosa forse ti fa pensare altro. Sì, è divertente. È molto divertente. Francesca Auricchio, che cosa ti fa pensare il cognome del nostro Germano? Non so se è proprio come dice lui, spero per te di no, però. No, è proprio quello il cognome, non è che dica per... Non puoi cambiare, anzi, internazionale, dovunque vai, basta che dici Porcaro e comprendono subito. Sul serio. Sì, capiscono subito, ovunque, no? Pure se vai... Io sono il signore, chi è il signor Porcaro? Io! No. Sono io. Francesca, ben ritrovata sul nostro divanone bianco. Buonasera a tutti, un piacere. Allora, noi ci siamo viste l'ultima volta, naturalmente, al B-side. Sì. Ecco, perché non manchiamo mai, no, noi sempre presenti. Un po' tutto lo staff, un po' tutte le ragazze, abbiamo dato, esatto, un po' spazio anche a loro. È stata, penso, una bella serata, come sempre, il sabato, tutti i sabati sera. Esatto. Allora, Gigi, benvenuto, ben ritrovato. Benvenuto. Benvenuto, signor. Noi ci chiedevamo... Ma com'è che tutti quanti col cognome? Porcaro è il benvenuto, dire, capito? Voglio dirti la verità, io mi porto Lucchini di cognome, non vi voglio dire in che modo me l'hanno molestato il mio cognome quando ero piccola, lo giuro, in tutti i modi. No, non vorrei sbagliare a dire il tuo cognome, anche perché poi sarebbe poco carino. Lucchini! Lucchini. No, volevo dire, ma hanno rifatto il logo. Però ancora non hanno rifatto lo scotch. Ma non hanno ancora rifatto Enzo Pellegrino, quello è il problema. Cioè, quando rifaranno lui, allora però non temere perché vedrai che settimana prossima si allungherà. Tra poco si allungherà. Sul serio, si allungherà. Non vi dico cosa, ma qualcosa in Enzo Pellegrino si allungherà. Prima si accorcia e poi si allunga, però lo sai. Si allungherà. Cioè, per allungarsi deve prima accorciarsi. Voi adesso dite, ma di che cosa sarà mai parlando, sono meccanismi veramente strani, però vi giuro che è così e non c'è nulla di malato in quello che sto dicendo. Il filo di Arianna, come un maglione, no? Che si accorcia però il filo si allunga, perché se tiri il filo si allunga il maglione si accorcia. Hai ragione, ma è un poeta. Ma vedi, Antonio Picarone, secondo me lui va molto d'accordo con il nostro Germano, che invece è molto filosofico in genere. Sì, Germano è una poesia vivente, insomma, lo conosco da 5-6 anni e ogni volta è una fonte di saggezza importante. Non se ne potrebbe fare a meno. Molto seria, insomma, quindi non ridiamo su questa cosa. Ecco, no, anzi, tutt'altro. Ricky, quanto tempo? Io vorrei avvicinarti il microfono, ma non so bene come fare. Ecco, ce n'è un altro, ma ne abbiamo un altro. Ciao, come stai?
Come stai? Tutto bene? Mille risorse. Tutto bene. Qual buon vento? Dove siamo stati recentemente? Sempre solita, si balla, si insegna in giro come al solito, vari progetti, poi magari dopo ti dirò un po' quello che sto facendo e poi ci sta questo evento forte il 13 al Mascalzone Latino, perché ci sarà il gruppo Extra che mi imborracciare in tutti quanti, penso l'avete sentita da qualche parte, sì. Cioè è partito proprio con l'idea di questa cosa di forte, quindi belle cose. Però figo, uno va nelle locali e dice mi imborracciare. Stanno spavolando, sono forti, per una volta in campagna faremo questo grosso evento. Sì, e salutiamo anche Chicca Eventi, Chicca Scalera, perché è lei la promotrice. Ah, bene, sì. Anzi, le diamo un grande abbraccio, perché io tra l'altro non la vedo da tempo, anche se la seguo su Facebook. Chicca, quando vuoi io ti aspetto sul mio divanone bianco, sei la benvenuta. Allora, benvenuto. Vedi. Allora, scusami, signor benvenuto, volevo parlare con lei anche di tutte le sue novità in questo periodo. Vabbè, che va e viene dal Brasile, così proprio. No, presto, tra poco vado, però presto siamo qui con... siamo in un lungo progetto che però fanno prima loro a spiegartelo, però il perché ne fanno parte. Puoi tranquillamente parlare lui. Sono stato coinvolto in un progetto importante creato da Germano Porcaro, Mario Zito. E, diciamo, faccio parte di questo progetto, però come ha detto già Riccardo prima, ne parleremo dopo. E poi dopo quando? A fine puntata, quando tu mi dirai, perché a poi dopo non puntata, so che dire. Perché dopo non so che dire, perfetto. Perché a fine puntata noi spegneremo anche le candeline, si spera, perché il buon Pellegrino ha pensato alla torta, ma non so onestamente se anche ha pensato alle candeline. Tra poco, perché oggi è sabato, voi non lo sapete. Tra poco è martedì per loro, forse è mercoledì o forse giovedì o forse venerdì. Noi dovremmo scappare e andare a lavorare, perché io sono siamo al Vanilla tutti e tre, quindi ecco, siamo benissimo. Un po' in incasinati. Allora, io volevo dire per l'appunto compleanno, perché è il compleanno della nostra Antonia, quindi tanti auguri a te. Ti avevo visto un po' in crisi, messo questa foto su Facebook un po' in crisi, oddio che succede, sto diventando grande. Vicino ai 30, non per qualcosa. Che succede ai 30 nella tua mente? Sono curiosa. Vabbè, sai, l'ansia, la famiglia, le cose a cui magari uno rimanda. Rimani giovane, non ti preoccupare. Aspetta, ma la famiglia tua che devi crearti? Sì, pensa alla famiglia da creare. Okay. Che fai, cosa succede ai 30? Tu no, volevo sapere lei che cosa... Volevo sapere... No, è la stessa cosa, non succede niente, non ti preoccupare, non succede proprio nulla. Solo quando ti svegli la mattina ho 30 anni. Ah, così, ma il primo giorno, il secondo giorno già te lo sei dimenticato. Poi quando te lo domandano, a te in realtà quanti anni hai? E a me mi viene da dire 20. Che cosa 30. Bella avere 30 anni ancora. Che cosa bella. Sì, però scusa, ho capito. Io tra poco mi sveglio e devo dire io. Tu ride, basta. Quasi. Qua, vabbè. Una cosa, Gigio, le bugie mettiamoci d'accordo, le dico io, le dici tu. Ecco, bene, uno solo, due bugiardi su un solo divano non va bene. Perché ha detto che ancora deve compiere 30 anni. Bravo. Chi gli crede, scusa? Beh, guarda che ti cresce il naso, non è che ti cresce altro se dici le bugie. Vabbè, no, è per questo. Il naso. Come tu parli sempre di crescita. E direi meno male. Che poi avrei... Madonna mia, vabbè. Yes you are, yes you are, yes you are the only one. Cause there's something special about you. I can feel all the feelings strong. Cause you are the one I belong to. E one, e two? 1, 2, 3, 4. Parliamo della crisi dei locali. Vorrei sapere se è colpa dei gestori piuttosto che insomma dei PR. Io ho dei PR qui. Secondo me loro non diranno mai è colpa dei PR. Cioè proprio a chi la vado a fare questa domanda insomma. E soprattutto se insomma voi che proposte avreste da fare a tal proposito. Assolutamente musica live. E lui dirà assolutamente musica salsa. Quindi, queste domande sono veramente... Vai avanti, parla con loro, con me. No, dai, ognuno deve esprimere il suo parere. La colpa è del gestore o del PR? La colpa non è dell'uno né dell'altro. La colpa purtroppo, come al solito, tu mi chiami sempre nelle puntate dove è bello fare casino, Beh, fa piacere. Ecco, così la colpa, indispettisce, comincia a fare polemica. La colpa è di un sistema in questo momento che io definisco malato, cioè i gestori, non tutti per fortuna, perché ne conosco ancora qualcuno, diciamo,
decente sono diventati degli speculatori. Che cosa significa? Oggi purtroppo è all'ordine del giorno il ma quanta gente mi porti? Cioè, non è il problema del PR, è che il valore artistico o il curriculum o quello che ha fatto una persona vale sacrificandosi niente per tutta la vita non vale più niente, perché oggi il compenso, faccio l'esempio di Gigio, che Gigio magari è un bravissimo musicista, o io che posso fare il ballerino da una vita, non vengo più diciamo valorizzato per quello che valgo, ma per quanta gente posso portarmi appresso. Ed è diventato purtroppo una merce di scambio malata, io lo dico veramente a gran voce, non ce la facciamo più. Però ti posso dire, a quel punto, nel senso, è sbagliato in sé quel che tu dici, però nel sì momento in cui il locale dice io mi prenderò pure l'artista dopo, ma se non mi porta gente, io non ho gente, che lo chiamo a fare? Ci ho buttato solo i soldi. Manu, ma il problema sai qual è? Non può essere, non può diventare il oggi purtroppo il, l'insegnante di salsa o il ballerino, diciamo io lo chiamo pezzotto, cioè quello che si è improvvisato, o il PR, non può diventare un ammortizzatore sociale. Cioè, che cosa si fa? Non è che tutti quanti la mattina ci svegliamo soltanto perché abbiamo 5, 6, 7 amici, ci proponiamo, c'ho 20 persone, dammi 2 euro, dammi 3 euro. Cioè, ci vuole anche un poco di curriculum, nel senso che se questo è diventato il problema. Però io mi metto anche nei panni del gestore che dice se tu non mi porti gente, io come faccio? Scusa. Sì. Collegandomi esattamente a quello che dice lui, collegandomi, non so se avete visto il film di Checco Zalone, quando lui vende le aspirapolveri, che il primo anno diventa sì il più grande venditore d'Italia perché ha venduto a tutti i suoi parenti. Se non sei bravo, prima o poi sì quella gente, anche che ti seguiva, non ti segue più perché esatto ti fa il piacere una volta, due, tre, poi quel locale può finire perché quella gente non va più perché quello che suona o che canta non è bravo. E quindi il problema è il gestore o il PR? No, secondo me il problema sta in alcune zone, è il sistema, proprio del sistema. Il sistema. Posso dire la mia? Certo. Allora, secondo me, secondo me c'è una differenza che uno deve fare. Ci sono le serate di massa dove è importante portare gente senza fare selezione, le serate di qualità. Cioè, se uno punta sulla qualità, okay, la qualità a lungo andare viene premiata. Magari sì all'inizio si fanno dei sacrifici perché sicuramente non ci sarà tutto quel flusso di gente che poi ti compensa subito nell'immediato, però poi a lungo andare, capito, fa la differenza e quindi le persone si muovono di più. Senza dire bugie, mi ricordo ancora a Germano vicino, la prima volta che mi chiamarono i ragazzi a suonare in una serata loro mi dissero, io dissi Germano, ma io come mi devo muovere? E lui mi disse, la prima volta, SG, io ti ho chiamato come artista, a portare la gente ci pensiamo noi. E io quella frase che dissero i ragazzi per me fu grandiosa, che ci rimasi veramente colpito. Ti sei tolto anche un peso? No, non è un peso, perché bene o male alla fine ci sta che tu chiami a uno. Io comunque feci il mio giro di chiamate perché mi sentii, come dire, in dovere anche di farlo. Ma loro mi dissero, oggi la gente la portiamo noi, viene a suonare. E secondo me i ragazzi veramente meritano anche per questo, perché sono leali in tutto. No, ragazzi, ho fatto... lo devo dire e ve lo posso dire ufficialmente, Gigi benvenuto, è un bel ruffiano, no, però è sviolinata Gigi. Effettivamente, lo giuro, sono gli unici. No, è vero, dillo, vai. Discorso, sai, collegandomi anche a quello che dice, sai qual è il discorso? Il discorso è che esiste un valore artistico. Allora, non è che tu locale o tu gestore lo puoi sempre omettere, cioè vendendo praticamente il fatto che io devo avere la mia merce di scambio, nel senso che se io sono un ballerino o Gigi è un musicista, è normale che avremo il nostro giro di vienimi a sentire o vieni a vedermi ballare, ok? È un dato abbastanza scontato, però non deve diventare... Se costi X perché hai lavorato tanto per avere un cachet giusto, ok? Non è che devi essere, ah vabbè, ma vuoi, tipo, faccio l'esempio, una cifra così, 200 euro, allora per 200 devi portarmi 20 persone. Cioè, non funziona più così, non può essere così. Ma il problema è anche dov'è? Che tanti si sono improvvisati e vanno a giocare al ribasso. Cioè, ma a me non mi interessa che Gigi è bravo e sa suonare, non mi interessa che Riccardo è un bravo ballerino, io con quello che ho 30 euro alla fine faccio la serata. E questo è sbagliato. E allora qua torniamo al discorso che poi teoricamente la qualità dovrebbe premiare, però io vedo che qua scendiamo sempre di più. Perché non c'è una coerenza nelle cose, o puntano sulla qualità o sulla quantità. Nel mio lavoro uno non identifica un locale, dice un locale di qualità, andiamo là. Nel mio lavoro ogni giorno esce un maestro di salsa e non sa fare niente. Figurati, ogni giorno. Ogni giorno. Prima la parola a Germano perché vabbè. È premio. Ma no, vabbè, sai come quelle frasi, mo è già sfugato, perché... No, perché è un tema che mi riguarda. Diciamo che io nella mia vita, a prescindere dai miei percorsi di studi, mi sono laureato eccetera,
ma l'unica attività che ho fatto è sempre stata quella delle pubbliche relazioni, da organizzatore a gestore, a PR, a vocalist, quindi diciamo a quasi 30 anni ho fatto solo e soltanto questo, senza bruciare neanche le tappe, quindi portando avanti pian piano tutte le persone che sono cresciute con me, quindi sono in questo mondo da tanto tempo. Io dico che negli ultimi tempi qualcosa è cambiato, alcuni, io do la colpa ai gestori dei locali e la colpa alle pubbliche relazioni, che sono loro i colpevoli, perché il divertimento è una cosa che non mancherà mai, cioè i soldi per ballare, per il divertimento, soprattutto per persone che vogliono divertirsi il fine settimana, non è una questione economica di crisi, perché alla fine i locali costano poco, cioè anche la serata free entry a volte non funziona, ma non perché, cioè non si paga, quindi dovrebbe funzionare, ma non funzionano perché c'è una mancanza di stimoli, la gente non è più stimolata ad andare a ballare per colpa di persone improvvisate a partire dal gestore di locale che affida il locale a persone, a pubbliche relazioni non idonee, e quindi si affida a delle pubbliche relazioni che non fanno le pubbliche relazioni. Io ho visto proprietari locali che hanno affidato locali in mano a leader, no? Direttori artistici, organizzatori che non erano anonimi, gente che non ha mai fatto pubbliche relazioni, non è mai andata a ballare, non si veste come PR, cioè vestire nel senso, cioè rapportarsi con determinate persone, non è conosciuto, però soltanto perché ha fatto un gioco di mente con il proprietario, si è venduto quello che non aveva, è incominciato a rompere dei meccanismi delle pubbliche relazioni. Io sono un giovane però che la penso alla vecchia maniera, alle serate che con persone o fare società con persone che per me avevano un punto di vista differente dal mio, cioè per me il DJ fa il DJ, quello che fa il live fa il live, il PR fa il PR, l'organizzatore fa l'organizzatore, il direttore artistico fa il direttore artistico e il proprietario di locale si mette nell'ufficio e fa il proprietario di locale, quindi ho un'altra visione delle pubbliche relazioni e sono, cioè per me il DJ deve fare musica, deve proporre la musica che noi decidiamo di proporre per creare quella situazione, deve fare il suo lavoro, deve essere pagato subito dopo la serata e deve fare il suo lavoro. Invece persone occasionali, pubbliche relazioni occasionali, che cosa fanno? Ritorniamo al discorso di rovinare, chiamano al pinco pallino DJ che magari la mattina fa il salumaio, ma nulla togliere per chi fa altre attività, e poi la sera si va a divertire così a 30 euro improvvisato, e quindi soltanto perché ha una comitiva di 50 persone. La gente che invece viene perché vuole divertirsi si accorge della mancanza di professionalità e quindi non ritorna a ballare, si accorge. Oramai buttati, improvvisati appunto in questo, cioè tanti che non sanno fare niente, dice oggi faccio il PR. È diventato una lavatrice. Io dico sempre, che è un ammortizzatore sociale, una lavatrice, cioè si fa di tutto, alla fine dei conti non si fa niente, cioè male. Io invece, se posso dire la mia, oltre questo discorso che secondo me, concordo ovviamente, è un problema principale secondo me, che Salerno è una piccola realtà. Allora, se in questa piccola realtà ci sono tanti locali, tanta gente improvvisata che improvvisa tantissime serate la stessa sera, allora i proprietari di questi locali che decidono di concorrere la stessa serata, ovviamente queste serate saranno tutte dei flop, perché se ci sono 10 serate e Salerno è questa realtà fatta di queste persone, ovviamente si dovranno, diciamo, spartire, dividersi. Certo, con la stessa torta. Quindi verranno tutti tanti flop. Invece se le persone, se questi gestori di locale avessero delle idee precise, dei format precisi, il venerdì sera c'è questo, se non lo so, la serata salsa. Questo ma... sai perché? Perché c'è un conflitto di interessi. Sì, però non esisterà mai. Ci hanno provato in passato, ti dico che ci hanno provato. Io quello che dico, loro, cioè così non ci mangia nessuno, nel senso che si fanno guerra spietata. Ogni settimana ci sono 30.000 serate, allora anche il consumatore, diciamo, il cliente, che magari deve fare, ci fossero, insomma, in realtà è molto calato il mercato in questo senso. Questo è il problema, principale, perché anche d'estate gli aperitivi ai lidi, queste cose qua non funzionano, perché ci stanno 10.000 aperitivi di tutti i lidi, è vero che uno deve poter scegliere dove voler andare, però... Cioè, se esiste gruppo 1 di pubbliche relazioni, gruppo 2, gruppo 3, c'è sempre la cosa, io sono meglio di quell'altro. Ma cioè, no, esisterà sempre questa mentalità. È anche una questione di mentalità del sud, che non si aiuta. Il 24 a Salerno, sul corso di Salerno, il 24 di dicembre a Salerno, tutti fanno
la pericena, diciamo, sì, l'aperitivo prima poi della cena. Sì. Funzionano tutti, cioè non ce n'è uno ma che va male. Io non sto parlando del 24, non no, sto parlando, ma bene di o male, la gente c'è proprio. Secondo me, non è tanto il fatto che ci sono tanti, perché poi sono pochi locali a Salerno, ci sta il B-Side, mo. Sì, ci sta, non è vero, il... funzionano tutti allo stesso modo. Secondo me, qualcuno. Vabbè, normale uno, però bene o male lavorano tutti, o mi sbaglio? Sì. Però quello che offre un prodotto di maggior qualità è quello che va. Ci vuole un'idea, ci vuole un'idea. E la verità è che non piace più andare a ballare, non è che non c'è la gente per, esatto, andare a ballare. Non no, ci sono sì, le ci, c'è la gente. Non ti propongono più nulla di veramente stimolante. Io sono d'accordo con lui, sono una di quelle che scelgo solo, vabbè, io sono anche una capricciosa, una viziata. A me piacciono le cose belle e le cose buone, se non sono in un certo modo non le preferisco. È importante per voi. Vedete che molte persone scelgono di entrare e cominciare a far parte del mondo latino, inteso la salsa, perché hanno paura di venire a ballare oramai nei locali, perché ci sono troppe risse, c'è troppa delinquenza, ci sono troppi guaglioncilli che si credono tutti mamma santissimi, e siccome nel mondo salsero ci conosciamo poco tutti, è un po' più genuino, quindi balli, saluti, ringrazi, conosci quello, ma non esiste che succeda mai una rissa o una questione, hanno molto paura, quindi anche su questo bisognerebbe analizzare la cosa, che bisognerebbe tornare secondo me un po' di selezione. Assolutamente. Fermiamoci un attimo, ragazzi, una domanda voglio fare ad ognuno di voi, e cioè hai una proposta, cioè c'è una soluzione secondo te, una tua proposta, una tua idea, quale potrebbe essere? Una soluzione sarebbe quella di ritornare a fare aggregazione senza pensare al mero denaro, al mero affarismo, al mero business. Aggregazione, esatto, creare dei punti di incontro, dei format dove la gente si può divertire, può bere un calice di vino in maniera easy, semplice, free, senza affannarsi, senza avere lo stress di dire, ah, devo andare a ballare. Bisognerebbe capire qual è la visibilità. Bravissimi, si vedono a divertire genuinamente la gente, punto. E deve trovare da fare proposte nuove in questi termini qui. Secondo te, Franci? Penso la stessa cosa, ci vogliono format intelligenti, nuovi, però sempre questo fatto che ho detto prima, nel senso che ci vuole rispetto tra i locali proprio, nel senso che sai, venerdì c'è quella serata là, allora sia per andare a farci io una questione di ricavi, sia che per farlo fare a quell'altro locale, cioè ci devono mangiare tutti, ma dobbiamo farlo con intelligenza, ci vuole rispetto per le serate, cioè ognuno il suo. Ok, ti ho saltato solo per un attimo, ma arrivo da te. L'unica soluzione, mo parlando seriamente, Luigi benvenuto live show, ragazzi, così risolviamo. Abbiamo trovato la soluzione, mi sei piaciuto. Bravo Gigi, è per questo che Gigi in poco tempo che ha cominciato a proposito dei locali è diventato già uno tra i più richiesti. Io l'ho sempre detto, lui si vende bene, questo è un dato di fatto. Ma sapersi vendere una è dote importantissimo ed è una grande dote. Io la soluzione per i locali ce l'avrei. No, a parte benvenuto live. A parte tutto, il problema, la soluzione che ha trovato Francesca lo condivido in posti estivi piccoli dove ci sono, cioè, in posti estivi per esempio Palinura, Acciaroli eccetera, allora condivido che ci sta l'organizzazione, eccetera. Salerno non è Milano eccetera, però comunque ci sono, non è tanto neppure organizzarsi, perché ora come ora manca proprio l'organizzazione di eventi, cioè io non vedo tante serate, tante. La soluzione è quella che i gestori dei locali devono individuare le persone giuste e creare un vero e proprio staff, una vera e propria famiglia di persone valide che fanno questo per lavoro, punto, è la soluzione migliore. Sentivamo Palinuro, le dune, la Pasqua dei tuoi sogni, vienici a trovare. Scommetto che suona Gigi benvenuto qualcuno, ma per caso sono in là Gigi, palla, no, ma quando sta dicendo villaggio benvenuto il papà, e dai, non ti smettere. No, io secondo me è semplice il discorso, perché c'è un problema che secondo me ha afflitto Salerno. Prima di tutto i locali, non ci sono locali più accoglienti come una volta, cioè nel senso che si trovano, c'è poco offerta. Bisognerebbe proporre qualcosa di nuovo con un gruppo interessante, anche diciamo esperto come quello di Germano, che lo conosco perché io un tempo ero anche io PR, ti ricordi, con Germano. Ho fatto anche questo. Era Pierre anche lei? No? Anche io ero Pierre. Anche io ero Pierre. Ero Pierre con lui, animatrice con lui, insomma, ho fatto un po' no, di. No, vabbè, che ansiosa, cioè. Ce li ho tutti. E poi anche come dice Gigio, la musica dal vivo è una cosa che piace quando è di qualità. Grazie. È di non ho detto che è di qualità la tua, però. Ah, mi sei piaciuta.
Non è vero. Lui potrebbe, la verità comunque, ragazzi, sapersi vendere è importante. Cioè, non la togliere affatto, perché Gigio è bravissimo, però secondo me se anche non fosse bravo, per quanto si sa vendere, riuscirebbe comunque. È un dato di fatto. Bene. Solo 5 euro questa giacca, ragazzi, possiamo proporla. Ricky, soluzione. Dimmi tutto. Aspetta, voglio far dire solo la soluzione a Riccardo. La dai. Soluzione, no, raga, la soluzione purtroppo. Ricky Salsero, promozione. No, raga. Sì, ma okay, raga, purtroppo la soluzione, secondo me, è bello pensarci, ma non ci sta, perché so benissimo che i locali non si metteranno mai d'accordo. È bello, Francesca, pensare che il venerdì facciamo questo. No, perché purtroppo la nostra mentalità tarata e bigotta del sud è: io sono meglio di te, io devo fare meglio di te. E tutto resta preso. Sì, non ci sarà mai. Non ci saranno mai alleanze. Le alleanze ci hanno provato in passato. Io mi ricordo che fu provato a fare un progetto del genere, non durò nemmeno una settimana. Yes you are, yes you are, yes you are the only one. 'Cause there's something special about you. I can feel all the feelings strong. 'Cause you are the one I belong to. E andiamo avanti con il nostro divanone bianco. Ragazzi, ve lo voglio dire, non mi fate arrabbiare Riccardo, guai a chi mi fa arrabbiare Riccardo. Già stanno proprio. Allora, è arrivato il momento di diventare grandi. Siete pronti a diventare grandi? Tu non vuoi ancora compiere 30 anni? E io già ti chiedo che cosa proprio vuoi fare la domanda da grande. Per me, insomma, sì, anche perché è un periodo particolare, c'è cioè la crisi e tutti quanti dicono oddio, non lo so, voglio continuare su questa strada, voglio cambiare la mia vita, non lo so, ma comunque che cosa vuoi fare da grande? Ma tu che vuoi fare da grande? Ma sempre prima io. A te la patata bollente. Ma io penso di essere diventato grande tanto tempo fa, quindi penso che va bene quella che è la mia vita, le scelte che ho fatto, come dicono i francesi, je ne regrette rien, cioè non rimpiango niente. Va bene così. Cosa cambierei? Una cosa sicuramente, che quando ho capito di avere, tra virgolette, capite cosa voglio dire, un po' del talento, non sarei rimasto più a Salerno, ma me ne sarei andato. Mm. Questo sicuramente. Non avrei pensato ad aprire la scuola, l'agenzia quando lavoravi con me, avrei pensato ad andarmene fuori e a mettere a frutto fuori, perché purtroppo qua non c'è niente, c'è troppa mediocrità, l'ho detto, ti chiudono le porte, ti chiudono le gambe, è soltanto un gioco di favoritismi, non esiste più una meritocrazia, cosa che invece io vedo che in altre parti, anche già d'Italia, esiste ancora. Già se vai al nord ci sta già una mentalità differente. Ci stai andando a fare, ragazzi, al sud stiamo guaiato. Io lo dico sempre. Anto, vabbè, sei diciamo pronta che a diventare sì. grande? Mi hai messo un po' di negatività, no, no, però no, no. Lui è diventato grande già da tanto tempo, tu invece sei giovanissimo. I rimpianti ancora non ce li ho, diciamo, ancora ho dei bimbi. Ancora devi arrivare il momento di farteli venire i rimpianti. Sì, spero che, spero che di non averne in futuro. Esatto. Per quanto riguarda la mia vita, penso di avere le idee abbastanza chiare, nel senso che... Cosa vuoi fare? No, sto lavorando, diciamo, ho intrapreso un percorso che mi piace, sono contenta e ho bisogno di un equilibrio. Alla fine noi andremo scavando, lei ci gira intorno, ma noi scaviamo. Mi occupo di promozione turistica, lavoro per una società e eventi, bello, insomma, legata al turismo molto molto, anche perché diciamo che a me piace molto questo settore, quindi sono stata anche fortunata. E poi dopo aver lavorato con lui, mi devo un attimo. Sei già proprio, vedi? Cioè, hai proprio un'infarinatura, ha fatto una buona gavetta, sì. Esatto. Esattamente. Poi per quanto riguarda gli obiettivi personali, tra 4-5 anni mi vedo mamma con dei figli. Ecco, lei sta aspettando i 30 anni, ragazzi. Non stiamo domandando. Sei, è per questo che lei non è fidanzata, perché è esigente. Esigente, molto esigente, molto esigente. No, ogni tanto ci confidiamo nell'amicizia. Lei mi chiede: ma come lo vedi? A questo piuttosto che a quest'altro, come ti sembra? E capisco che è abbastanza esigente. Quindi, secondo me. Ce ne vuole ancora, vero? Ce ne vuole di tempo, insomma, vabbè, diventerai prima una donna in carriera e poi dopo, insomma, finalmente troverai mai accontentarsi. Perché comunque devi sapere che quando si vede una bella donna, più delle volte, una bella donna, bella ragazzi, scusa, ma perché lei è ancora single? Ma la domanda che è sempre, sì. Cioè, perché una che è bella non perché può essere single? Perché sono psicopatica, poi dicono questo ha qualche problema, no? Forse mi scelgo persone problematiche, probabilmente, però tutto a posto. Andiamo avanti. Ha fatto gavetta anche in questo, insomma, sta ancora facendo la gavetta. Qual era la domanda, scusa?
Vuoi diventare grande? Stai per diventare grande? Cosa farai da grande? Cosa cambia la tua vita grande? Con un click. Allora, farò 4 mesi il papavero Santa Maria di Castellabate. Ma volessi dire il papà, dai. No, ragazzi, cosa già siamo diventati grandi? Che cazzo di domanda fa? No, perché in effetti c'è chi dice sono stanco, magari, ne so, adesso no, ci vuole, me ne vado in Brasile e cambio tutto perché qui sono stanco, non ho abbastanza quando stimoli. Quando vado in Brasile faccio esattamente la stessa cosa che faccio qui. Però lo fai in un altro luogo, già questo vuol dire cambiare qualcosa. Cioè, in effetti... Anche sì. Canti brasileiro. C'è tanto le fai... No, sì, canto brasileiro. Ormai canta anche brasileiro. Questo capello biondo di chi è? È suo. È suo? Si vede chiaramente, no? Dove, da dove li ha? Bionda, attenzione! Non è biondo, ragazzi, questo capello è chiaramente biondo, attenzione. Io lo vorrei attenzione. Dire alla fidanzata di Gigio che questo capello... Ma mi sa che è suo. Sì. Poi lo rimetto al suo posto. Attaccalo. Comunque, cosa voglio fare da grande? Credimi, sono felicissimo di quello che faccio adesso. Non dico tutte le cose che poi dicono che io dico e faccio live show. Sì, il villaggio benvenuto, il papavero. In Brasile non ve lo dico proprio. Vedi il passeggio. Nelle ore private non avete idea. Non vorrei dire tutte queste cose, ma comunque. Essere felici di quello che si fa è la cosa più bella del mondo, cioè lavorare e vivere di... Cosa? Essere pagati per la propria passione. E appagati, però soprattutto pagati. Per... Fantastico. Se sei molto appagato e poco appagati, non ti serve a niente. Queste qua vanno, sono chiacchiere e vanno al vento. Lavorare e fare quello che piace, secondo me, è la cosa più bella che mi poteva capitare. A pensare che il fondatore di McDonald's ci è riuscito a 52 anni a realizzare il suo sogno ed è diventato un davvero a 52 anni, non lo sapevo. Sì. Io non l'ho visto il film, per questo non lo so. Siamo informati dopo il film, ma è una storia. Quindi vedi, se hai i vostri 30 anni vi chiedo cosa vuoi fare da grande, è legittimo. E quindi alla fine fondamentalmente, ovviamente quello che faccio ora era il sogno che avevo da bambino e quindi automaticamente sono contento di essere arrivato a degli obiettivi. Oggi ho delle ambizioni, sono una persona che sogna in grande, sicuramente diventare ricco e famoso e ce la farò, però il McDonald's l'hanno già aperto, mi dispiace, diremo un'altra cosa, ma sicuramente ecco porcare, è grandioso. Magari giocare sullo sfottò del cognome, oppure magari grazie oggi a te mi ha dato delle magari crea una linea di moda che la chiami Mister Porcaro, secondo me va alla grande. Magari utilizzare qualcosina di tuo per ampliare questo marchio Porcaro, ma vediamo. No, poi scusate l'etimologia, bisogna capire perché arriva Porcaro, perché di solito capita, no, che alle volte uno si ritrova un cognome un po' bizzarro. Sì. Perché tantissimi anni fa ti tendeva a dare i soprannomi e poi alle volte questi soprannomi sono diventati dei cognomi, è vero, non sto scherzando. Sì, so che così purtroppo... E chi era che lo chiamavano Porcaro? No, diciamo, ti spiego. Quando ero piccolo, diciamo che io sono stato l'unico del mio albero genealogico che non ha sofferto per il cognome, anzi per me è stata una forza fin da bambino, però ti posso dire che la mia famiglia hanno sofferto tantissimo per questo cognome, soprattutto le mie sorelle e le mie cugine, eccetera, perché ovviamente non è facile, è diverso. La cattiveria che c'è tra bambini è diversa da quella ma Lucchini come la mettiamo? Lucchini, dai, Lucchini, vedete che quindi comunque, invece per me è stato sempre un punto di forza, perché ho trovato sempre delle storielle dietro al cognome che offendevano la persona che avevo di fronte già da bambino, quindi non ho mai avuto questo problema sul cognome. Per ritornare alla domanda che mi hai posto, così, eccetera, ovviamente nella vita bisogna essere ambiziosi ed essere felici, perché la prima cosa è la felicità. Infatti io sono sempre alla ricerca della felicità, che è la cosa che mi rende, mi dà la forza di andare avanti. Poi ho delle ambizioni, ho dei sogni che spero che riuscirò a dare. Franci, che cosa vuoi fare da grande? Allora, io sto studiando, come ben sai, sto studiando economia, però sto portando avanti anche un progetto per diventare sommelier. Sono iscritta all'AISE, l'Accademia Italiana per Sommelier, e vorrei far confluire tutte e due queste strade, andando poi a fare una magistrale su praticamente enogastronomia, quindi l'economia in campo vitivinicolo e tutto, cioè questa è la... Tu ombriaca praticamente? No, no, per scorrere. Mi sono ubriacato, canto mi sono ubriacato. Infatti è bellissima, è rara e soprattutto sentito da una donna, ancora più bello. La famiglia del
Perché no? Perché praticamente i miei nonni hanno una vigna e praticamente loro me l'hanno trasmessa. Poi questi miei nonni sono venuti a mancare e producendo sempre il vino fin da quando ero piccola mi sono appassionata, sai, visto quando tu cerchi di migliorare il tuo prodotto. Allora io ho detto, wow, forse potrei proprio studiare per capire come fare. Poi amo il vino, me l'ha sempre fatto piacere mio padre, mi ha dato una cultura. Comunque io, Germano e Mario. No, ma è una cosa Francesca, è bere per ubriacarsi. È l'ora del tavernello. Una cosa è bere per ubriacarsi, una cosa è bere per il gusto di degustare, per fare per il piacere e l'emozione che trasmette il vino. Poi se ci aggiungi che in Italia il vino è il primo prodotto più esportato, cioè insomma, cioè lo volevo capire, quindi della famiglia comunque avevi la una vigna. La cultura è trasmessiva, papà mi ha trasmesso questa bello, passione. Bello, quindi. Perché è una cosa che non ho sentito pochissimo. Complimenti. Bello. Vai Mario, tocca a te. Tocca a me. Dicevo, per esempio in Brasile il vino non lo sanno fa. Potresti andare in Brasile a fare un po' di vino perché stanno inguaiate. No? Ogni terreno ha la sua, siccome il Brasile è quasi tutto pianura, in pianura non viene bene il vino, perciò non. Spettacolo. È vero. L'avevo sottovalutata a Francesca, invece. Io non ho ancora capito perché quando una donna è bella è sottovalutata. No. Prima di truccarsi aveva queste schiocche rosse. Cioè, ma come ci hanno venuto queste schiocche? Schiocche? Schiocche. Io sei, ma è. Ah, chi è paonazzo? Allora, Manu, tocca a me. Sì, tocca a te. È dura. Senti, sì, vabbè, io già faccio questo mestiere iniziato per gioco nelle scuole ai tempi. Grazie a Germano Porcaro che disse, senti, inventiamoci questa cosa. Lui era rappresentante istituto all'epoca del mio Germano liceo. L'ha salvato perché lui da stalker è diventato PR. No. Chiamare, capito? Diciamo che ho iniziato la fotografia così per gioco, anche se poi il mio nonno, il mio bisnonno, insomma una famiglia, il mio bisnonno lo faceva in America. Però vabbè, diciamo che Germano mi ha trasmesso questa cosa. L'ho iniziato a fare per gioco, poi ho fatto il rappresentante dei libri medici, ho fatto tante cose, diciamo che riguardassero sempre il commerciale. Poi ho deciso di cimentarmi in prima persona con la fotografia, poi ho trovato Benny, che saluto, Benny Sarno, che è diventato il mio socio, insomma la persona di fiducia nella mia vita, e ovviamente punto ad essere un punto di riferimento locale, non solo nella fotografia. E inoltre, sempre perché penso Daniele, che... Daniele, fa tu la foto la prossima volta. Assolutamente sì, Kenzo, se ho già visto l'ante prima, ne arta tu, comunque vabbè. Il mio deve diventare il mio fotografo. No, personale. Noi abbiamo uno studio polivalente, non voglio farmi pulire tutto, tu la fotografia a 360 gradi. No, al di là di questo, da qualche mese, poi sempre che penso che le pubbliche relazioni siano vita, anche per il mio lavoro siano fondamentali, ho cercato di... mi sono avvicinato, grazie anche di nuovo a Germano, che mi ha detto che c'è questa amicizia che va, diciamo, è duratura da anni. E quindi alla fine che vuoi fare da grande? Da grande vorrei vorrei diventare Germano. Lavorare col signor Porcaro, no, io. Sicuramente diventare, già l'ho detto, un punto di riferimento nel mio lavoro, ma anche creare qualcosa insieme a Germano, un gruppo di lavoro, e offrire servizi a 360 gradi, questo sicuramente. Che c'è, Gigi? Un suggerimento. Comunque è ufficiale, Mario Zito farà le mie prime foto dei miei primi 30 anni. Vabbè, che bello. I miei primi 30 anni, siccome ne farò tanti di 30 anni, perché a 40 non ci arrivo mai, mi ricompio io i 30. E secondo me è bene precisare, faremo a breve 70 anni di Enzo Pellegrino. È importante, sarò io. Yes you are, yes you are, yes you are the only one. Cause there's something special about you. I can feel all the feelings strong. Cause you are the one I belong to. Allora, siamo ancora sul nostro divanone bianco e un po' come l'incredibile Hulk che diventava tutto verde. Il nostro Gigio, benvenuto, diventa sempre più rosso. L'incredibile Gigio. Attenzione quando diventa rosso, eh. Ma ho detto tu! Ma perché? Ma poi guarda, cioè vi sembra giusto che lui capita sempre vicino a me? Cioè nel senso che proprio quella battuta ci deve essere... Ma lei è proprio pronta! Mi hai provocato e mo te magno. Mi sembra giusto, insomma.
la ragazza del vostro migliore amico, tu ne saprai qualcosa, penso, no? Perché no, perché, ne so, perché in genere tu, insomma, sei famoso per essere un Latin lover, prima di esserti fidanzato, ovviamente. Quella dei Pooh, scappa via. Perché sennò passi in guaio. Allora, la ragazza del vostro migliore amico vi fa capire qualcosa, la ragazza, ragazzo, vabbè, nel caso specifico, ovviamente. Vi darò una serie, insomma, vi farò una serie di domande al riguardo. Quindi riferite tutto a lui? Mario, riferisci tutto a lui? Passa il microfono, per piacere. Allora, diciamo che se io... Com'è la domanda? Ripeti, scusa. La ragazza del vostro mio amico vi fa capire qualcosa. Questo è l'argomento. Poi vi farò un po' di domande su questo stesso argomento. Vi posso dire la verità? Se devo, se penso che Germano sia il mio migliore amico, questa cosa accadrà veramente tra tanti anni, perché siamo scavoloni. Però qualora dovesse farmi capire qualcosa, sicuramente affronterei il discorso a viso aperto. Insieme. Sono per la poligamia. Sono per la poligamia, lo dico apertamente. Però anche perché dico, come dicono in Cina, due è bello, ma in gruppo è ancora meglio. Però voglio dire, è vero, è un detto cinese. Mario, un detto ce lo cinese. Ricordiamo, è vero, per questo ve lo posso dire. Lo ricordate? Per cui, diciamo che io ne parlerei apertamente al lo mio amico, lo direi assolutamente amico. Sì, ma okay. Proprio parlare chiaro è fatto per gli amici. Ok, il fidanzato della tua migliore amica ci prova con te o comunque te lo fa capire, ti fa capire qualcosa, ti guarda, ti viene un allora, po' dietro. Allora, si dice che tra moglie e marito non si deve mettere dito, però se è il mio migliore amico, la lealtà dell'amicizia... Beh, no, no, è il compagno della tua migliore amica. La mia migliore amica. È il compagno della tua migliore amica. Che mi fa capire qualcosa. Lo dici a lei? Certo, è la realtà subito, la prima cosa. Io lo dici? Certo. Tu lo dici a lui? Spero che non mi capiterà mai una cosa del genere, perché penso che sia una delle cose più brutte tra un amico... Aspetta, però aspetta, tanto poi ci arriviamo. No, vabbè, se lei mi interessa realmente, perché ci troviamo sempre insieme, eccetera, la prima cosa che faccio è parlare con lui, mi levo subito il pensiero, parlo con lui e gli spiego quello che sta capitando. E qui sono tutti onesti, tutti subito che devono, insomma, sfogarsi e dire tutto. Gigio, tu che fai immediatamente? Cioè, tu te ne accorgi che lei, insomma, ci prova, tu prendilo e dici subito a lui, col tuo amico. No, ci prova con chi? Cioè, è la fidanzata del tuo amico, ci prova con te. Okay, volevo capire se lui è cavale o no. Che? Che cosa? La supercazzola, ci ha fatto la supercazzola. Ci ha fatto la supercazzola, non ha detto nulla. No, vabbè. Comunque io lo dico subito al mio migliore amico. Sì, vabbè. Chi gli crede? No, veramente. Sì, è diventato ancora più rosso, ragazzi, non si contiene più. No, ma non è colpa mia, Sinino. Allora, io invece credo che per noi donne sia un po' diverso, perché se il ragazzo della mia migliore amica ci prova con me, secondo me io ho dato troppa confidenza, perché il ragazzo della mia migliore amica non mi deve proprio guardare come donna. Però può succedere. Può ti succedere. Se sei bella è perché lui è poco fedele, non perché tu l'hai guardato troppo. Questo è un divano etico. Sì, e di può succedere, per carità, però io penso che se anche tu come donna, se ti poni in un determinato modo, non succede. Sento puzza di fumo. Io sono il segugio del fumo, ragazzi, c'è puzza di fumo qua dentro. Secondo me se tu da donna ti poni in un determinato modo, può avvenire una battuta, può avvenire un... Scusa, ma che cosa sta facendo Gigi? Vabbè, ragazzi, sto facendo un ragionamento serio. Assurdo, guarda, assurdo. Comunque, potrebbe essere capitato che magari ci ha provato prima che si fidanzasse, e poi a quel punto è diverso. Però il fidanzato non ci prova. Vai. Tu lo dici? Allora, non migliore amico, però un amico mi è successo e ne ho parlato, diciamo, con lei. Quello sì. Vedi che sei sempre il solito. Ho detto, questo è un divano di principio ed etico. Ne ho parlato con lei, ho cercato. È Dalla. Scusa. La parola Martes. Non lo dite! No, non dite una parola. No, ne ho parlato con lei, nel senso che sì, volevo capire se era un gioco, se era lei che voleva divertirsi, se voleva fare una vendetta, perché alle volte è successo. Però anche questo. Aspetta, adesso ci arrivi, dopo tanto altre domande, voglio sapere se tu lo dici al tuo amico o no. Dipende.
Dipende, ma non perché faccio prima la cosa. Non ne sei sicuro? Esatto, devo capire allora un attimino. La prossima domanda. No. Devo capire un attimino lei dove vuole arrivare. Bravissimo, è proprio qui che è là l'asino, che bisogna che qua casca l'asino. Che adesso arriva la prossima domanda, e cioè tu prima magari decidi insomma di dirlo a lui o non dirlo a lui. Che cosa fai? Che abbiamo finito il gioco delle bugie. No, non abbiamo finito il gioco delle bugie. No, perché adesso vi dovete mettere d'accordo. La prossima domanda se la dice lui o tu la bugia. Dai, adesso dietro di me vi mettete d'accordo, vai, confabulate. Allora, no, proprio qui arrivo insomma, perché sì, voglio sapere, cioè tu che cosa fai? Dici, vabbè, io non sono sicura che, sicuro che lei ci stia veramente provando, quindi intanto, cioè, per capire bene... Certo, purtroppo mi lascio ci sono... andare... No, diciamo che sicuramente ci saranno degli input, cioè, approfitti che... della situazione per capire se veramente lei ci ha provato con te. No, non approfitto, cerco un attimino di analizzare gli input di questa situazione, cioè nel senso che molto spesso è capitato anche per vendetta, cioè io ho visto anche amici miei che le loro compagne facevano le stupidine con amici perché dovevano vendicarsi nei confronti dei loro partner, perché non erano attenti nei loro confronti, perché non gli dedicavano attenzioni, e allora a quel punto fai un guaio. Allora tu cerchi anche di capire, perciò ti dicevo, io ho parlato con lei, ho detto senti, ma perché stai facendo questo con me? Sto sbagliando io a capire? E lei disse no, ma tu esteticamente mi piaci. Cite, sì, ma tu sei anche la compagna però ma della... alla fine gliel'hai detto lui o no? Giusto per stringere. Sì, lo dissi. Gliel'hai detto. Okay. Sì, okay. Gliel'ho detto. Tu vabbè, allora, ma dai, tu e questo bisogno, aspetta. Me la sono cavata bene, quindi... Dai. Proprio... Sì, lei insomma... No, cioè, se mi dovesse capitare, diciamo, dipende dal grado di amicizia, però se mi dovesse capitare che una mia amica stretta, mi faccio la croce, glielo vado a dire, insomma. No, però poi, vabbè, certamente, io la mia domanda in questo caso era, ed è rivolto soprattutto se ai approfondisco maschietti, approfondite la questione per capire se veramente... Insomma, ci prova, bisogna andare fino in fondo per capire effettivamente se c'è qualche interesse vero, capito? Solo per l'amico. Così poi veramente vuoi dargli una risposta comunque sincera. Tra amici e amiche queste cose capitano di continuo, purtroppo, questa è la verità. Io non so fino a che punto è giusto dirlo. Anzi, però, perché capitano proprio più spesso delle cose normali. Sì. E quanto spesso capita che l'amico soprattutto approfondisca il concetto, ragazzi? Questa è una cosa che accade ormai spessissimo. Basta tu, allora sì. Tu che fai? Approfondisci il concetto prima di... Ti ripeto, spero sempre che non mi capita, ipoteticamente mi dovesse capitare, vado ad approfondire, non approfondire nel senso, vado a parlare, capisco se innanzitutto... Approfondisci prima con lei e poi lo dici a lui proprio? Questo mai, capire anche se c'è un interesse. Vabbè, te che lo chiedo a fare, tu non penso che approfondiresti? È scontato che l'uomo approfondirebbe la donna, no, insomma, tu approfondiresti? Sì, un'affettuosa amicizia, non avevo alcun dubbio. Un divano di menzogne comunque. Parlare con lei, vabbè sì, in questo caso se invece parlereste con lei o con lui per fargli capire che magari sta sbagliando o meglio per capire se siete voi che state sbagliando. Madonna, mi stai mandando in crisi. Di non capire. E vi tenete tutto per voi. Secondo me io farei così. Non capire. Io farei finta di nulla, girerei la faccia e me ne andrei. Quindi tu che faresti? Cioè, ragazzi, mi avete mandato, non capisco più che domanda ho fatto adesso. Ma io questo è peggiorato comunque. Qualcuno di voi fa finta di nulla? No, far finta di nulla sarebbe da ipocriti, quindi far finta di nulla assolutamente. Far finta di nulla, mai far finta di nulla. Assolutamente no. Ok, fai finta di nulla, faresti finta di nulla. Gigio, come non fa finta di nulla? Vabbè, lui già l'ha detto che approfondisce la conoscenza. Riusciresti a far finta di nulla? Dipende dal grado di amicizia. Se è amica stretta, se no faccio finta di niente. Però se poi fate un gran macello, io non lo so, ragazzi, in questi casi non saprei. Yes you are the only one, 'cause there's something special about you. I can feel all the feelings strong, 'cause you are the one I belong to. E in arrivo il Festival di Sanremo, e quindi siccome diventano tutti cantanti, e mi auguro non proprio tutti cantautori, perché sennò immagino che cosa sareste in grado di cantare, però quantomeno diventate tutti un po' cantanti. In questo periodo tutti canterini sotto la doccia, cosa fischiettate, cosa canticchiate? Tu che cosa fai? Io, per quanto mi riguarda, mi perdonerai, Gigio, benvenuto, ho un mio cavallo di battaglia da parecchio fa. Se chiodene nu francese o si è nu portoricano, mo purtassa fino mese che mi trova appositana. Cocorito, cocorito. E noi è che va a
cosa canti? Cantami qualcosa. Musica latina sotto la doccia, no? Intonami qualcosa. Mordi ditta. Dai, la devi tipo... suonare una canzone che riuscite a cantare. Allora, pensa a una canzone che riesci a canticchiare. Allora tu immagina che sei fuori dalla doccia e cominci a canticchiare qualcosa. Pensa a una canzone che mi riesci a canticchiare. Dai, è giusto una strofetta. No. Passiamo la palla. No, ognuno di voi mi deve cantare qualcosa. Non vuole cantare, non vuole. No, tanto ognuno di voi deve cantare. Dai, pensa a una canzone che puoi cantare. Ma no, ma ognuno la sua, dai. Ma non può cantare perché da cantare. No, ma bisogna cantare. Dai. Dai, non puoi, so, puoi anche dire Sole mio sta in fronte a te. Non è che devi dire chissà che gran canzone. Acqua azzurra, acqua chiara, non so. Tutti i tenori improvvisano. Dai, 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 dai. Enzo, non vuole cantare Francesca? Scende la pioggia. Ma che fa? Niente, non lo vuole fare, non c'è verso, non c'è bene. Tocca a me, approfittando che di Sanremo, no? Quindi automaticamente canto una canzone che mi dà la forza, perché un ragazzo di Salerno ce l'ha fatta e quindi automaticamente mi viene sempre da cantare questa canzone. È un giorno buono, stamattina mi è uscito sotto, dormo un caffè, hai capito? Questa è la canzone. E questa è la canzone che canticchio sotto la doccia, così vai Salerno, ce l'abbiamo fatta. Comunque ha detto giusto due parole. Dai, canta, vabbè, a te scontato, me la canti tutta la canzone, dai, dai. Tu non sai cantare. Ma per il mio compleanno mi devi cantare. Com'è? Fai un po', fai un poco poco. La canzone degli stadio, qual era? La canzone degli stadio. Ah, quella lì. No, 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 non era quella. Non me la ricordo. Quella che ha vinto Sanremo. Ah, scusate, ma è amore. No, quella lì, quella. Pazzo amore, grande amore, com'era? Non era quella che aveva dedicato le... Che non mi lascia, ma quelli si... Gigio, cioè... Per il mio compleanno mi devi cantare una canzone, se no... Vai! A proposito di compleanno, stiamo aspettando la torta. Quale canzone vuoi? Vai, dilla, buttala lì. Com'è che ha detto, scusa? E tu na na na, na davanti a me. Sopra di me, sopra, diceva la canzone. È un cielo rosso su Roma. E tu sopra di me. Criniera al vento. Vedi, di colore. Vabbè, ragazzi, cioè di fronte alle telecamere di stanotte mi si è inibito anche il cantante. Anto, che canti? Non lo so, ragazzi, datemi qualche suggerimento. Io canto di una canzone ad Antonia. Sarà perché ti amo, è un'emozione. Piano piano, stringimi forte e stammi più vicino. Se ti sto bene, sarà perché ti amo. Ecco, hai visto, abbiamo fatto cantare anche Francesca. No, allora, io come al solito una canzoncina che comunque voglio rappresentare comunque, diciamo, l'apprezzamento verso il genere umano, sempre che non tollero nessuno oramai. E adesso andate via, voglio restare solo. La malinconia. No, perché non sopporto molta gente, ma non la sopporto più. Sono diventato intollerante. Allora, tutti, quando vedete che è lì che balla con voi, che si diverte, sappiate che in realtà non vi sopporto affatto. Yes you are, yes you are, yes you are the only one. Cause there's something special about you. I can feel all the feelings strong. Cause you are the one I belong to. Buonasera. Ed è arrivato il momento in cui il nostro Gigio Benvenuto finalmente ci canterà un bel... Tanti auguri a te. Tanti auguri. Insomma, no, come brava lei a fare la parte stupita, tanti insomma. Tanti auguri ad Antonia. Tanti auguri a te. La voglio anche in inglese adesso. Vai Antonia. Esprimere il desiderio, esprimere il desiderio. Auguri! Auguri! Auguri Antonia! Auguri Antonia! Dovete sapere che questa torta bellissima l'ha fatta fare Enzo Pellegrino da Bella Napoli. Fantastica. Per la nostra Antonia, insomma, quanto viziamo e coccoliamo le nostre amiche. Tanti auguri Antonia! Tanti auguri Antonia!
Felicidades, compleanno. Auguri Antonia. Te desiamo todos compleanno. Ti sei fatta vecchia Antonia. Non è vero, è ancora giovane, se lei è vecchia io no, che faccio? No, è vero. È sverdà. E allora, scusate, le candeline le abbiamo spente. Adesso che cosa si fa? Allora, volevo tanto per cominciare ringraziare il nostro Mario Zito, perché modello migliore di lui non potevamo desiderare perdonatemi, la torta. Se arriva gentilmente un coltello, io sarei pronta anche per mangiarla, ma quello con calma, quando voi non ci siete noi mangiamo anche. E il cameriere, ce l'abbiamo già vestito da cameriere. Allora, è arrivato il momento dei saluti, quindi vorrei approfittare con ognuno di voi, ricordare i vostri appuntamenti. Con me il sabato sera sono all'Isola Verde, il venerdì sono al Nami, vi ricordo l'appuntamento lunedì 13 Mascalzone Latino, grandissimo evento, concerto Gruppo Extra. E poi, quindi, ho detto, questi sono gli appuntamenti. E poi, per quanto riguarda le lezioni, se volete imparare a ballare un po' di salsa, Salsa Lerno, via Margotta numero 13. Grazie Riccardo. Grazie a voi per essere stato sempre con me. Noi non ci sono appuntamenti. Antonio Bigarone, tanti auguri, nessun appuntamento, facciamo il cambio della staffetta. Il giovedì al nuovo progetto Pasta e Sound all'Arcadia, e il venerdì nascerà Mascotte, un progetto ideato da me, Mario Zito, e Nello Naddeo, al Fresconi. Al Fresconi, ed era quello di cui ci voleva parlare il nostro buon Gigio Benvenuto, ma non ha parlato perché lui ormai è preso dal Brasile. Io mi faccio portavoce del B-Side, allora, esatto. Tutti i martedì al Martes. Ah, dai! No! Tappate le orecchie, Riccardo! I venerdì, gli riparte il fumo, gli riparte! I venerdì con gli anni 90 e tutti i sabati sera per la serata. Sabato sera. Non ha il plurale. Allora, io parlo al singolare invece. Giovedì Pasta e Sound Arcadi Ex Friends. Come diceva Germano, questo nuovo progetto Mascotte al Fresconi, 10 serate che vi stupiremo. Gigio, benvenuto. 10 contate, ma di quelle proprio ogni boom volta. Seguitemi sul mio profilo di Facebook, Luigi Benvenuto. Perché fa talmente tante di quelle cose che insomma li perdete. Non voglio far prendere colore a nessuno, quindi. Ma guardate come mangia bene la fragola la nostra. Attenzione. Antonia, scusa, vabbè, poi mi riprendi Gigio, c'è Antonia che inizia a mangiare le fragole. Si parte sempre dalle fragole. Tu c'hai la faccia del fragolone proprio. Allora cantaci il fragolone. Il fragolone. Il fragolone. Senza te non posso stare perché tu vai a partire. Va bene, ok, era meglio l'happy birthday. Ok, perfetto, questi i nostri appuntamenti. Noi invece continuiamo, perché la nostra stress di notte non finisce qui. Abbiamo, no, allora, ragazzi, ci vediamo la prossima settimana. Scusate, un po' di confusione. Ci vediamo la prossima settimana. Ciao, ciao, da Stress di Notte. Noi invece, ciao. Voi che siete lì, ciao, continuiamo, ci vediamo tra poco. Continua la notte di Stress di Notte. Già sono stressata, non ce la faccio più, aiutatemi. Era ora. Ciao. Era ora, Enzo, era ora. Grazie. Buona notte. Dai, ciao. 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 Dai, ciao.